questo video ti parlerò dell'incubo che tormenta i sogni di noi italiani, le tasse. In particolar modo andremo ad analizzare le tasse legate al settore degli affitti brevi. Qualora non mi conoscessi, piacere, Federico Falcone, sono un esperto nel settore degli affitti brevi che gestisce un portafoglio di immobili di lusso sparso per tutta l'Italia. E in più aiuto persone come te, sì esatto, come te, a generare rendite sfruttando immobili di altre persone. Ma ora entriamo nel video. Quando parliamo di tasse, dobbiamo tenere in considerazione che l'attività degli affitti brevi può essere svolta in due forme, ovvero abbiamo da un lato la forma non imprenditoriale, quindi la sublocazione in forma non imprenditoriale o la locazione turistica in forma non imprenditoriale, e questa appunto è prevista fino a 4 immobili, perciò fino a 4 immobili tu concretamente puoi andare a adibire un immobile a locazione turistica e non dover aprire una partita IVA o non dover aprire una società. Di conseguenza puoi svolgere questa attività in forma non imprenditoriale oppure puoi svolgere questa attività in forma imprenditoriale come property manager o come sublocatore o locatore turistico professionista. Di conseguenza entriamo ad analizzare il primo scaglione, ovvero l'attività svolta in forma non imprenditoriale, perciò senza aver bisogno di aprire partita IVA o senza bisogno di aprire una società. Prima di iniziare però ti ricordo che qualora appunto volessi andare ad approfondire ulteriormente il mondo degli affitti brevi, andare a scoprire tutti quanti i dietro le quinte che ci sono in questo settore, iscriviti al canale e seguimi su Instagram per rimanere costantemente aggiornato. Quando svolgi questa attività in forma non imprenditoriale, perciò fino a 4 immobili, puoi usufruire di due regimi, per così dire, di tassazione. Hai da un lato la possibilità di usufruire della cedolare secca, la cedolare secca che è al 21%, che ti consente effettivamente di avere un'aliquota, per così dire, agevolata rispetto a quella che normalmente andresti a pagare. In questo caso ovviamente però non puoi andare a scaricare minimamente i costi e questa aliquota è basata sul fatturato complessivo dell'immobile. Per capirci, il tuo immobile fattura 10.000 euro, andrai a pagare un'aliquota del 21%, cedolare secca, di 2.100 euro, quindi 21%. Per quanto concerne invece le circostanze in cui non puoi usufruire della cedolare secca, mi viene in mente per esempio un appartamento situato in un palazzo d'epoca, ovviamente cosa succederà? Non potrai usufruire del 21% e dovrai appunto basarti sugli scaglioni di reddito previsti appunto dal nostro ordinamento. Qui li vedi, recentemente appunto è stato promosso un disegno di legge che probabilmente prevederà il cambiamento di questi scaglioni di reddito, perciò non è detto che da qui ad un anno questi scaglioni rimangano identici, possono esserci delle modifiche, però in base effettivamente al fatturato dell'immobile concretamente andrai a rientrare all'interno di uno di questi scaglioni e andrai inevitabilmente a pagare un'aliquota corrispondente allo scaglione nel quale rientri. Per quanto concerne invece l'altra faccia della medaglia, ovvero l'attività svolta in forma imprenditoriale, dobbiamo fare una distinzione, per così dire. Perché da un lato abbiamo la forma imprenditoriale per quanto concerne il property management, che consiste nella gestione di un immobile per conto del suo proprietario, quindi andrai a percepire una percentuale del fatturato dell'immobile gestendo l'immobile per conto del suo proprietario, e in questo caso puoi svolgere questa attività aprendo o una partita IVA o svolgendolo appunto con una società. Ovviamente le tassazioni saranno differenti, ci sono varie forme di società, varie forme di partita IVA, di conseguenza l'imposta appunto sulla società o sulla partita IVA sarà differente in base alla tipologia di codice Ateco che selezionerai e in base alla tipologia di società che concretamente andrai ad aprire. In genere comunque hai la possibilità in entrambe appunto le scelte che prenderai, quindi o che tu vada ad aprire una società per esempio di persone o che tu vada ad aprire una società di capitali, avrai la possibilità comunque di scaricare i costi e quindi le imposte che andrai a pagare saranno solo ed esclusivamente sul utile, per così dire, che genera concretamente la tua società, cosa che non accade invece per quanto concerne la partita IVA. Infatti, se
utilizzi una partita IVA regime forfettario, non potrai scaricare i costi. Ok, quindi anche in questo caso l'imposta è un'imposta più snella rispetto a quella di una società, quindi è un po' più bassa, però si baserà comunque sul fatturato complessivo generato dalla tua attività. Quindi in base al codice Ateco che selezionerai avrai un'aliquota leggermente differente. Facciamo un esempio, paghi il 31% sul 78% del fatturato. A quel punto, indipendentemente dal fatto che tu abbia un utile del 100% o del 5%, comunque l'aliquota che andrai a pagare sarà basata sempre sul 31% del 78% del fatturato. Quindi in base al codice Ateco che selezionerai andrai a pagare un'aliquota differente. Questo concetto che ti ho appena spiegato per quanto concerne il property management andrà applicato anche alla sublocazione. Di conseguenza, anche nel caso in cui tu dovessi svolgere un'attività di sublocatore o di locatore turistico in forma imprenditoriale, quindi superati ipoteticamente i 4 immobili che appunto ti consentono di svolgere questa attività in forma non imprenditoriale, andrai appunto a scegliere o di utilizzare la partita IVA regime forfettario nel caso in cui tu possa rientrare, o appunto andrai ad aprire concretamente una società che può essere appunto anche in questo caso di capitali o di persone, e in entrambi i casi ovviamente dovrai tenere in considerazione ciò che ho appena detto. Questo è un po' un quadro generale di ciò che effettivamente è previsto dal nostro ordinamento. Non è un video lungo, non è stato un video lungo proprio per darti un'infarinatura generale di ciò a cui vai incontro effettivamente iniziando questa attività. Ci tengo a precisare che ovviamente non è esaustivo, non sono andato ad approfondire nel dettaglio ogni singola forma di società, ogni singola forma di partita IVA e ogni sfaccettatura regime appunto di tassazione appunto previsto dal nostro ordinamento, perché questa non costituisce una consulenza legale o una consulenza fiscale. Quindi ti consiglio comunque di andare ad approfondire questa attività con il tuo commercialista, o se hai piacere contattami su Instagram per fissare una chiamata conoscitiva gratuita con il nostro team, in quanto per i nostri studenti è previsto un supporto legale e fiscale costante per tutta quanta la durata del percorso. Perciò ci vediamo nel prossimo video.